che ancora non capisco, Zaten. Non capisco perché diavolo vai a ritirare la posta sul tetto del distretto. Spagnati gli occhiali e capirai. Piccioni? Piccioni viaggiatori. Ehi, Hilda! Ciao, Stan! Ciao, Bilbo! E viva una lettera! È di mia zia Berta. Caro Zed, io sono a dir poco imbestialita! Non penso di rientrare alla scuola ancora per un bel pezzo. Quei vermi schifosi degli Hagglepuff mi hanno riempito la boccetta di profumo con acqua di palude! Devo fare qualcosa, Switchak! I McClung e gli Hagglepuff hanno riaperto le ostilità. E se si aperte i miei cugini Elden e si cascano nei guai, non riusciranno a diplomarsi alla scuola di polizia. Molto bene, zoticoni! Mettetevi tutti sull'attenti, questa è un'ispezione! Signori, Zed e Switchak risultano assenti. Ah, iniziamo bene oggi. Zed, Switchak, non mi interessa come farete, ma mi conviene arrivare entro 5 secondi! Non ci riusciremo mai! Non disperare, vieni! Una, due... No, piano, Switchak, ma che da ballanti fai cadere! No, no... Cinque! Oh! Zed e Switchak a rapporto, signore. Vorremmo chiederle una licenza, capitano. La mia famiglia ha bisogno di me. E così vuoi una licenza, eh? Sì, andate! Facciamo una settimana, un mese, per sempre! Oh, grazie, signore, grazie, grazie mille! Certo, Berenice, puoi venire anche tu. Nel caso abbiamo bisogno di imbucare. Ah, coraggio, la strada è lunga! Vai a tubare con i tuoi amichetti, ci vediamo dopo! Ho posto un corpo. Oh, casa, dolce casa. Ti faccio da cicerone, Sassy Baby. Questo è il negozio del barbiere dove ho inaugurato questo taglio da sbaraballo. Ah, e questo è l'ufficio dello sceriffo Illy Billy. E quella è... Oh, Daisy Lou Hagglepuff! Zed McClung! Aspetta un momento! Zed McClung! Sono 10 anni che non ti vedo! Facciamo braccio di ferro. È roba da lattanti e io ormai bevo solo risata. Non potrai mai competere con una Hagglepuff. Ah sì, ora ti faccio vedere. Riconosco che mi piaci, Zed. Mi sei sempre piaciuto fin da quando eravamo due vivaci ranocchietti. Non vale, mi hai confuso facendo la ragazzina sciropposa. Io non sono affatto sciropposa. E come lo sei? E allora tu sei più sciropposo dell'olio di ricino. E tu sei una melassa. Se posso permettermi, vorrei dire la mia. Zitto, sei, sciropposo al massimo. Che ti vengano le verruche, Zed McClung. Vado subito a dire a Pa che mi ha insultata. Che felicità essere a casa. Voglio 5 barili di pece e 20 tonnellate di penne di gallina, né più né meno. Di nuovo ai ferri corti con i McClung? Pa, Zed McClung è qui in città e non ha perso tempo l'imbecille, mi ha già insultata. Allora facciamo 10 barili di pece e 50 tonnellate di penne di gallina. Come mai pigliamo il sentiero sul retro, Zed? Voglio fare una sorpresa a zia Berta e ai miei cugini. Guarda qui là! Guarda come se la dormono qui! Per fortuna non siamo gli Hagglepuff, se no gli avremmo già... No! No! Aperta, sono io, il piccolo Zed! E perché non l'hai detto subito, nipote? Bentornato a casa, Zed! Ora che noi McClung siamo di nuovo in guerra, sei più prezioso dell'oro! Finché saranno occupati a fare a botte, noi possiamo scavare l'oro senza che nessuno ci senta! È vero, sceriffo! E diventeremo ricchi! Una frana, spostiamocene qui! Con il
vostro aiuto ridurremo gli odiati Hagelpus a degli straccetti. Non capisci, zia Berta? Io sono qui per far cessare queste guerre, per riportarvi al più presto alla scuola di pulizia. Santo cielo, che cosa è successo? Sono stati gli Hagelpus a far saltare il tuo campo di zucche, Berta. Li ho visti che scappavano. Ok, ragazzi, cosa decidete di fare? Schiacciamoli, distruggiamo quegli Hagelpus! Ok, basta così. La vendetta ci attende. Schiacciamoli e facciamo le vendette! Cerca di controllarti, Zed. Ricorda che siamo qui per far tornare la pace. Dai, ma quelli mi hanno distrutto il campo di zucche! Meglio tener d'occhio quello Zed McGloom che il suo collega. Sarebbe un guaio se rimettessero a posto le cose. Già, se ci scoprissero a scavare capirebbero che c'è oro sotto la loro terra. Se solo acchiappo quei puzzoni gli stacco le orecchie a morsi. Ma ti eri ripromesso di mettere fine a questa guerra, Zed. Un momento, è vero, ora mi ricordo, devo fargli smettere. Su, vieni. Siete pronti, miei prodi? Fuoco volontà! Buon provi, faccio sporchi, McGloom! Avanti, forza, vendichiamoci, ragazzi! Oh, guardi, Cirifo, ora sì che se le danno di santa ragione! Già, sbrighiamoci a scavare prima che si fermino! Serve qualcosa da sventolare. Ehi! Erano i miei boxer preferiti. Cessate il fuoco! Tregua! Dovete smetterla! Questa lotta fra compaesani è del tutto idiota! Stai dando degli idioti ai tuoi parenti, piccolo verme? No, certo che no. Allora per te gli idioti saremmo noi, piccolo verme? Zed stava solo cercando di farvi capire che è inutile fare la guerra. Sì, è così, datevi un bacio e fate la pace. Sporco traditore! Mi si ritira, cavolotta! Non vale una cacciotta. Qualcosa mi dice che non sono ancora maturi per la pace, Zed. Ci deve essere un modo per sbloccare questa follia. Posso sacrificarmi per amore della pace. Ci siamo di nuovo. Ah, se ripete quella parola mi farà uscire dai gangheri. Ho trovato, inviterò Desilu alla festa che si terrà sabato sera. Non posso lasciarlo uscire con Desilu. Si potrebbe arrivare alla pace fra due famiglie. Un appuntamento con Desilu è quasi peggio che affrontare il trapano del dentista. Ti arresto tutti e due per aver sobillato gli animi. E per aver strappato i fiori. Fatemi uscire di qui, sento che sto per diventare matto. Bene, amico, siamo qui solo da 10 minuti. Sarà, ma per me sono 10 minuti di troppo. Temo mi si sia incastrata la testa. So io come fare a uscire di qui. Ho un lavoretto per te. Beh, ho viaggiato più comoda sulle montagne russe. Sapevo che avrebbero chiamato rinforzi. È pronto il camion, Jack? Tutto a posto. Cioè, fuori posto. Non durerà più di un miglio. Ok, è sì, convincente. Signore, scusi, vorremmo noleggiare un furgone. Siete fortunati. Beh, io non direi proprio. Si va in città, spero. Vai, vai, sbirri, addio. Ora di partita, forza, prendiamo la scorciatoia e rientriamo. Oh, non mi è mai piaciuto il cambio a leva. Preferirei che avesse le marce automatiche. Eccoti accontentata. Questo trapiccolo cammina molto meglio di quanto si potesse pensare. Perché non sto mai zitto? Forse è meglio fermare questo affare. Oh, cielo, sono partiti i freni!
Cerca di calmarti, agente Hux. Un agente deve saper affrontare con dignità una morte certa. Dici? Ci faccia uscire o lo faranno quanto prima i nostri amici. Se fossi in voi non farei troppo affidamento sugli amici. Io gliel'avevo detto, eh. Lo sceriffo Illy Billy era proprio furente. Se non avessimo pagato la cauzione, vi avrebbe messi ai lavori forzati. Quel cialtrone di Zed ha chiamato altri piedi piatti. Bisogna che avverta Pa. Vedo che sei tornato in te, Zed, e che ci hai anche portato dei rinforzi. Benvenuti, figlioli, accomodatevi pure in casa. Scommetto che siete tutti affamati, vero? Sì, masticherei volentieri. Bene, ho sul fuoco un ottimo stufato di lucertola. Ma che mi prende? È buonissimo! Come sapore ricorda la coda di pitone, solo è più croccante. Per la prima volta nella mia vita la fame ha un sapore diverso. Mi conviene mangiarlo, zia Berta. Si arrabbia da matti se qualcuno non fa onore al suo stufato. Siamo in missione di pace. Se occorre mangiarlo, lo faremo. Ti sei scordato di inghiottire. No. Avete retto la cucina di zia Berta, ma con gli Agglepuss sarà molto più dura. Addomesticheremo questi Eagle, vate la pesca, non saranno poi così tremendi, no? Ed ecco un bel regalino adatto a te, Zed! Vespe, si salvi chi può! Capisci, Maoni, cosa dobbiamo fronteggiare? Me ne sono fatto un'idea, ma ci sarà il modo di sospendere la contesa. Forse ho io la soluzione. Dovrebbero affrontare insieme un nemico comune. Potremmo sfidarli a una gara. Perché no, Agglepuss e McClunk contro di noi? Se saranno dalla stessa parte, diventeranno amici per forza. Mi piacciono le sfide. Proviamo. Dobbiamo sabotare questo piano prima che diventino amici e che magari scoprano la miniera. Sì, ma come facciamo, sceriffo? Lascia fare a me. Credo che così sia sufficiente, Tuck. Vinceremo sicuramente noi la gara di costruzione della capanna, Calla. Povero illuso! Avete deciso di parare, eh? Questo significa guarra! Vi pentirete di essere nati, vili conigli travestiti da lupi! Caspita, è un'invasione su ampia scala! Eccoli che riattaccano, sceriffo! Stanno facendo più rumore di una mandria! Ah, e mentre loro sono impegnati, noi prendiamo il resto dell'oro e filiamo in Mexico! Non vedo nessun movimento! È una vecchia tattica, aspettano che usciamo allo scoperto. Cosa ci fanno quei due sulla nostra proprietà? Sarà meglio che vada a vedere. Ma dove possono essere spariti? Corbezzoli, una pepita d'oro, devo dirlo a Pa! Forse hanno finito le munizioni. Va bene, adesso veramente sono stufo! Comando Zed, entri in azione! No, no, Zed, non farlo, è un suicidio!
Così non otteniamo niente, Smiley. Useremo la nostra arma segreta. Certo, pa, fricco, non sto nella pelle. Pa, guarda cosa ho trovato. Non adesso, piccola, siamo in guerra. Signorina McGlue, hai sentito tuo padre, ragazzina? Non è il momento di rompere. Forse Zed mi darà ascolto. Patata, volevi spiarti, No, non è vero! E invece sì! Volevo mostrarti questa, idiota! Per la menta piperita, ma questa è una pepita! Ehi, un momento, vorresti corrompermi? Per quello basterebbe un lecca-lecca. No, ho visto lo sceriffo sulla nostra proprietà e poi ho trovato questa. Cerchiamo di scoprire cosa sta tramando. È sparito da queste parti. È come se la terra se lo fosse inghiottito. Che idiozia! La terra non inghiotta le persone. Caspita, una miniera d'oro! Proprio così, mocciosa, ed è tutta mia! Nostra! Ecco cos'era successo al nostro campo di zucche. E lo sceriffo aveva dato la colpa a voi. Ma non capisci, Zed? Ci aiutavano gli uni contro gli altri per tenerci occupati e rubare l'oro. Astuta la ragazzina, ma ci sei arrivata tardi. Su le mani, vi dichiaro tutti in arresto. Una frana! Prepariamo il magico! Siamo in trappola! Da soli! Sono tu e io! Aspettate che quegli sbirri vedano la nostra arma segreta! Niente paura, in fondo è solo un toro infuriato! Ok, Brutus! Fagli vedere chi sei! Ritirata! Sei sicuro che funzionerà? Tu stai pronta a saltare, smettila di fare domande idiote! Beh, se per caso non funzionasse, dovremmo passare la vita insieme quassù. Ah, funzionerà, funzionerà! Avvisiamo gli altri! È così che Newton scoprì la forza di gravità. Adesso mi hai fatto davvero imbufalire! Tienilo fermo! Così lo sceriffo ci sta scappando con il nostro oro. Esattamente, pa! Portate quel carro, ragazzi! Lo sceriffo ci sta soffiando il nostro oro! Puoi attaccare il toro al carro? Ecco fatto, pa! Saltate su tutti! Dobbiamo acciuffare il più lestofante degli sceriffi! Prendiamo la scorciatoia della palude e nessuno ci seguirà laggiù! Su questo non ci scommetterai, sceriffo! Schiaccia tavoletta! Ma che stai facendo? Questo risponde alla sua domanda? C'è mancato proprio un pelo! Salvateci! Non dategli retta! Salvate l'oro, invece! Le persone sono più importanti dell'oro. Anche se si tratta di furfanti, le manette, Ux! Li metteremo tutti in gabbia, brutti villanacci! Oh mio bello dolce amore! Yuppi, yu, yuppi, yu! Vien con me tra i prati in fior! L'ascia di guerra è finalmente sotterrata. E ora che è ritornata la pace, Beth e i ragazzi riprenderanno il loro corso alla scuola. Questo ballo campestre è fenomenale, ragazzi. Può darsi, ma sono un poliziotto di città ora. Questa non è più roba che fa per me. Zed! Oh no, Desiru, nascondimi. Che cosa vuoi? Chiudi gli occhioni. Ora puoi aprirli. Beh, che cosa ne pensi? Wow, per mille melanzane! Capperi, questo sì che è un baciamozzafiato!